Aria fresca ma cielo sereno per il martedì di Pasqua che, come da secoli e da tradizione, vede la comunità di Pieve di Compresseto andare in pellegrinaggio all'alba al santuario della Madonna di Montecamera nei pressi della frazione di San Pellegrino, 6 chilometri a piedi tra boschi e sentieri per ricordare quel miracolo che nel XVII secolo salvò la comunità di Pieve dalla peste. Accompagnati dalla banda di Gualdo Tadino, i fedeli hanno affrontato il lungo cammino portando in processione la statua della Madonna, rinnovando l'usanza di annunciare il passaggio della processione con scoppi di fucile. La novità di quest'anno era che ad accogliere i fedeli al santuario c'era il nuovo parroco di San Pellegrino Caprara, Don Michele Zullato, vicario foraneo, che è subentrato allo storico Don Luigi Merli, andato a riposo per limiti d'età. Per Don Michele quella odierna era una prima volta. Per la prima volta sono qui a Montecamera come responsabile, oltre che come vicario foraneo, per presiedere, guidare e condurre questa importante ricorrenza che unisce un insieme di parrocchie, oltre a quelle del territorio, anche quelle in pellegrinaggio. Come primo anno abbiamo avuto un afflusso di pellegrini inaspettato. Devo essere sincero, questa mattina abbiamo dovuto anche improvvisare un'eucaristia perché l'afflusso era sempre in continuo aumento. E pomeriggio avremo l'ultima celebrazione vespertina questa sera. Ringraziamo veramente la Vergine Maria di Montecamera che ancora una volta ha chiamato a sé tanti uomini, tante donne, anche il sacramento della riconciliazione. Questa è una cosa molto importante. Messa officiata dal vicario del Vescovo Jean-Claude Azumè alla presenza di numerosi fedeli delle parrocchie di Pieve, San Pellegrino e Caprara. Al termine, un dono a Don Luigi Merli da parte dei suoi parrocchiani, una ceramica a riflesso con l'effigie della Madonna di Montecamera. È un dovere, ma soprattutto un piacere, portarvi nel mio cuore finché avrò un attimo di vita, un po' di ricordi, quelli che posso avere, perché il tempo fa il suo compito. Chiusura con la consueta colazione consumata all'esterno del santuario, momento di amicizia tra due comunità nel ricordo di un'antica tradizione.